Ciao ragazzi e bentornati a una nuova puntata di Pezzoni. Oggi è una puntata forse un po' più seria delle altre, al di là del tema che effettivamente poteva essere, come si dice, un tema totale di tutto il podcast. Avremmo potuto tirare fuori canzoni sulla guerra settimana dopo settimana. Però io e Dario abbiamo voluto, appunto, in questo momento, assolutamente senza prendere una deriva politica in questo podcast, che di politico non ha niente, ma tanto di musicale, parlare del mondo che un po' ci circonda e farlo con la musica, vero Dario? Eh sì, anche perché insomma i fatti di cronaca di questi giorni lo raccontano, la riaccensione di uno dei conflitti più longevi anche, insomma, no? Sì. Di cui si racconta davvero tanto, tra Israele e Palestina, un conflitto che si è fatto davvero sanguinoso stavolta, e ci sono tantissime canzoni che parlano di guerra intesa proprio come battaglia, ma anche tante che raccontano anche appunto questi conflitti, spesso conflitti di religione, etnia, tanti motivi che vanno avanti davvero per tanto tempo e non sono solo, come dire, battaglie o singoli episodi, ma sono vere e proprie, appunto, guerre di vita in qualche senso anche. La musica da questo punto di vista è riuscita veramente a dare tantissime fotografie molto molto forti. Vogliamo darvene alcune in questa puntata, 6, non sono uscite dal nostro gruppo Telegram, a cui vi invitiamo comunque ad unirvi, perché invece stanno uscendo tantissimi temi diversi che vogliamo espandere e trattare in una puntata tra poco, ma è sicuramente un luogo di ritrovo dove, appunto, parlando con la musica e di musica si può anche parlare d'altro, che è un po', secondo me, il progetto che Pezzoni aveva in mente da sempre. Quindi, come sempre, prima di tutto, la nostra sigla. Pezzoni. Allora, comincio io questa volta, che effettivamente nelle ultime due avevo fatto cominciare Dario, ma insomma, assolutamente ripristiniamo le tradizioni. E io un pezzo sulla guerra che ho sempre adorato, e di una band che a cui personalmente sono legatissimo, anche se so che è una band non molto, perché non è stata sempre politically correct, diciamo così. E sto parlando di Guns N' Roses. Guns N' Roses che io, sai, nella prima puntata abbiamo parlato di come mi sono avvicinato alla musica e dei Queen, e poi sono passato subito a quando volevo suonare la chitarra, e quindi agli Iron Maiden. In verità, tra i Queen e gli Iron Maiden ci sono 2 anni di Guns N' Roses a tutto volume, completamente a tutto volume. Io prendo User Illusion, comincio proprio dal 2 per poi scoprire l'1, e trovo, io quando penso a quei due dischi penso un po' a Melancholy e a una serie infine, perché veramente infinita, di canzoni perfette. Non so come la pensi tu, ma sono veramente due disconi. Guarda, io su Guns N' Roses devo essere sincero, ne riconosco veramente tutto l'incredibile valore eccetera, ma non sono una delle mie band del cuore, anche se è una di quelle band dalle quali non puoi prescindere. Cioè, non credo che sia una creatura musicale che poi, insomma, è diventata anche un po' negli ultimi anni anche una sorta di un meme. Mi ricordo quando doveva uscire Chinese Democracy, insomma, no? Però, insomma, i Guns N' Roses dell'epoca d'oro sono invincibili. Non si può dire, credo, una cosa negativa o comunque strana su quei Guns N' Roses lì, perché sono davvero, davvero troppo fondamentali. La chitarra di Slash, la voce di Axl Rose, quella voce di Axl Rose che non ha avuto più nessuno, io almeno ricordo, nella storia del rock recente. Non riesco a pensare a un'altra persona con quella voce lì, quindi insomma, imprescindibili. Abbastanza unica, la loro storia è assolutamente particolare, e Civil War, la traccia che inizia con un fischio e tra l'altro con un'introduzione tratta da un film, Nick Manofredda, se non sbaglio è quello il film, perché c'è un'introduzione, come si dice, cinematografica al brano. E appunto, tra canzoni che comunque sia parlavano veramente d'amore, la classica November Rain, anche canzoni un po' più cazzone, molto molto divertenti, si sono concessi la profondità di voler mettere, insomma, in musica
quanto complicato è una parola veramente stupida, quanto schifosa fosse una guerra civile, quanto addirittura, se vuoi, antivocabolario, perché che cosa c'è di civile in una guerra? Ed è un pezzo finale del testo della canzone che fu scritta da Axl Rose e Izzy Stradling, che personalmente a me piace moltissimo perché comunque è una di quelle suite lunghe, cioè sono 7 minuti di brano, ma che cambia spesso all'interno. Io sono sempre molto appassionato di questo tipo di musicalità, diciamo, non proprio convenzionale, e quello che ho sempre trovato di ammirato di questa canzone è la potenza. Cioè, è una canzone che racconta la guerra, forse non lo fa né con testimonianze né con né prendendo un caso specifico e così via, però la racconta con molto trasporto, e questo trasporto si sente tantissimo. Beh, d'altronde la potenza, secondo me, appunto, della musica è quella anche di non essere didascalica, no? Cioè, non necessariamente una canzone poi deve essere, non so, un trattato, diciamo, storico oppure un articolo giornalistico, altrimenti sarebbe appunto qualche altra cosa. La musica, loro invece forse sono, se vuoi, a livello di testo troppo didascalici. In questa canzone qui viene detto che la guerra sfama i ricchi e affama i poveri, che è una cosa, per carità, assolutamente sacrosanta, però magari diversamente da altre band hanno cercato di prendere veramente di petto l'argomento. E nel periodo storico in cui esce, con la popolarità dei Guns, con quanto erano seguiti soprattutto dai giovani, con il video che comunque è stato uno dei video che comunque giravano all'uscita del disco su MTV, credo che è una canzone che ha davvero lasciato il segno. Se posso, nelle tanti pezzi di Guns N' Roses, è alla mia seconda posizione preferita. La prima è Estranged, che non si batte, e poi un giorno ne parleremo. Ah, che bello. Poi tra l'altro la cosa che bella di quando uno ama veramente i gruppi, poi secondo me che sono i tuoi preferiti, è che appunto quando si va a fare la classifica delle canzoni non ci sono quasi mai quelle che tutti poi conoscono. È vero, perché insomma è anche vero, un po', no? È inevitabile. Quindi sono contento che non hai detto tipo Sweet Child of Mine, per carità, bellissime, che io vuoi dire, però appunto cambia anche un po', no? Zero, intanto, zero, zero. E io resto in America con il mio primo pezzone. E concorderei come, perché so che tu conosci bene il genere, insomma, che la scena americana di un certo hardcore punk americana, ma anche insomma canadese anche in qualche modo, perché gli scambi erano tanti, è stato davvero, insomma, un vivaio che ha dato vita a dei gruppi davvero pazzeschi. Tra questi, tra i tanti che potremmo citare, ci sono i Dead Kennedys, insomma, guidati dal bizzarro quanto mitico quanto pazzoide Jello Biafra. E la canzone che mi viene in mente e che ho scelto è Holiday in Cambodia, Le vacanze in Cambogia. Super pezzo, che è un pezzo che io ancora oggi ascolto e sembra venire dal futuro, se tu stai guardando. Cioè, musicalmente è una roba che insomma, per chi lo conosce, inizia con una suggestione un po' anche surf rock, se vogliamo, una sorta di shuffle, eccetera, e poi partono queste robe di chitarra talmente distorta che sembra una chitarra tipo come se fosse un glitch a 8 bit, una roba che ancora oggi mi chiedo ma come lo facevano. E poi la cosa più bella è questo misto, no, di riff di chitarra che sono scurissimi, cattivissimi, e poi un ritornello super melodico che appunto in qualche modo poi nasconde anche un po' la forza del testo, che è molto bello. Perché cosa fanno i Dead Kennedys? Piuttosto appunto che parlare direttamente di quello che accadeva in Cambogia, che sono le repressioni, no, di Pol Pot, dei Khmer Rossi, un genocidio che ha portato praticamente a ridurre di un quarto la popolazione della Cambogia nell'arco di pochissimi anni, per dire, diciamo, un numero preciso, si parla quasi di 2 milioni di vittime in questo genocidio. E negli anni 80 cosa fanno i Dead Kennedys?
invece di raccontare direttamente questa cosa, prendono in qualche modo per il culo, ma in realtà accusano anche una certa società americana, in particolare i ragazzi, un po' i figli di papà dei college americani, dicendo insomma, pensate di aver visto la vita perché state al college, cioè avete papà che vi paga tutto eccetera, pensate di fare gli intellettuali perché andate nei club jazz eccetera, e invece allora vi portiamo noi a fare una bella vacanza nei posti dove invece la gente è altro che college, altro che jazz, la gente viene ammazzata, sterminata, e ci sono i genocidi, il tutto cantato insomma, no, con una verba anche un po' così, sì, ironia mista comunque assolutamente a un impegno politico chiaro sin da subito. Infatti dicevi all'inizio che l'America è veramente un'ottima fucina di questo tipo di band all'interno del punk, sicuramente sì, e ne ha create una dopo l'altra. I Dead Kennedys sono una di quelle band che, se tu vai a leggere la definizione, probabilmente ti dirà punk politico, rock politico. È una Biafra, poi è un essere evidentemente in un modo o nell'altro schierato, ma con forse veramente hai preso una delle canzoni più rappresentative a loro modo dei Dead Kennedys, perché l'ha sempre fatto anche con come si veste, come entra sul palco, cioè con quel filo di non prendersi troppo sul serio, non sono il messia ma vi sto comunque raccontando una cosa importante, cercate di tenerla a mente. Assolutamente, tra l'altro ecco, a testimonianza anche di quanto sia importante per certe canzoni e per certe band l'autenticità del messaggio e anche il contesto. Se andate su YouTube trovate un video dove questa canzone la fanno i Foo Fighters con Serj Tankian alla voce. Amiamo i Foo Fighters, io amo Serj Tankian, insomma tutto il bene che si può dire, ma chiaramente quella canzone lì suonata in uno studio tipo di MTV, una roba, perde completamente di ogni forza, di ogni, meno cosa, sporca, di ogni potenza, meno sporca, assolutamente non c'entra niente. Quindi insomma ecco, certe canzoni vanno anche fatte da chi se ne intende di una certa anche cattiveria. È vero. Allora, il mio secondo pezzone, ne parlavamo prima a microfoni spenti, ed è veramente una storia incredibile. Io non pensavo di portare questo, volevo raccontarvi, e un giorno sicuramente lo farò, della mia grande passione per i Blind Guardian e di Another Holy War, ma mi sono accorto che la canzone non era intanto sul tema che io pensavo, è più una canzone su Gesù in verità, e quindi ho cambiato in corsa inserendo un pezzone micidiale che io consiglio proprio l'ascolto istantaneo a tutti coloro. In questo momento, solo che ne parlo, mi viene la pelle d'oca, perché è veramente un pezzo killer dei Pearl Jam. I Pearl Jam, a mio modo di vedere, oggi come oggi, lo dico sempre a tutti quelli che, insomma, con cui parlo, sono la rock band, la più importante rock band ancora in attività. I Pearl Jam fanno parte, diciamo, di una come si dice, una generazione ancora di rocker aggrappata agli anni 80-90, che però si è riuscita ad evolvere e arrivare fino agli anni 2020 con un modo che nessuno può riuscire ad avere, perché i concerti che durano 4 ore, che Eddie Vedder non lo stacchi dal palco, i medley, le cover, tutto quello che il rock ha, i Pearl Jam lo mettono dentro, lo mettono le prestazioni. La canzone Yellow Ledbetter perché è particolare? È particolare perché è una B-side scartata da Ten, fu scartata e non considerata probabilmente abbastanza buona per quel disco, che vabbè che è un discone della Madonna, non so che cosa possiamo dire di Ten che non sia probabilmente già stato detto. Religioso silenzio, esatto, bravo. E fu inserita poi come, neanche come singolo ma come B-side del singolo Jeremy, quindi dopo, quando loro si sono accorti che va bene, non la mettiamo nel disco, facciamo uscire il singolo di Jeremy, che credo che sia il terzo singolo comunque, addirittura uscito da Ten, o il secondo, comunque insomma da quel disco, ragazzi, sentite tutto, tanto è tutto come pescate, pescate bene. Do cogli, cogli. Esatto. E Yellow Ledbetter è una canzone super allegra che nella mia testa voleva, aveva un, si parlava sicuramente di un'amicizia, questo l'avevo capito, ma non mi ero mai soffermato a leggere il testo, come invece ho fatto in questi giorni prima di portarla a Pezzoni, perché è proprio invece una canzone
assolutamente anti-guerra fondaia, perché la yellow letter è la yellow letter che ti manda l'esercito quando un tuo parente, in questo caso il fratello del protagonista, di colui che parla nella canzone, muore in guerra. E lui lo aspetta sotto al patio, e questa è una un pezzo del ritornello, e chiaramente non tornerà mai. È vista oggi con questi occhi, con questa storia anche, chiaramente non la posso definire altrettanto allegra, perché non lo è, ma rimane davvero una hidden gem che i Pearl Jam ne hanno tantissime, tant'è che hanno fatto un disco di B-side, Lost Dogs, che comunque ha avuto un grande successo, eccetera, che consiglio assolutamente di recuperare. Beh, comunque mi sembra di vedere che c'è un tema, e questo secondo me è anche appunto un tema ricorrente e interessante, cioè che la musica riesce a nascondere certe mine, certe smitragliate anche dietro accordi e in qualche modo melodie che possono sembrare anche allegre, fino, no? Addirittura fino a un certo punto, e quindi in qualche modo bucare, no? Le nostre difese con una melodia magari carina e poi sotto, no? Hai proprio passare ragione. Sotto la porta, come dire. E mi sembra una bella cosa, no? Assolutamente, il grande, insomma, mistero della musica è quello. In effetti, come questa canzone di Pearl Jam, un'altra per esempio che avrei voluto mettere, ma vabbè, insomma, le scelte erano davvero tantissime quando abbiamo fatto una selezione incredibile. C'è anche Orange Crush degli R.I.M., che io devo essere sincero, non ho mai letto il testo nel dettaglio. Dai, quella parla di guerra. Quella parla di guerra perché è praticamente è un riferimento alla guerra del Vietnam, a questo agente chimico che veniva utilizzato per praticamente deforestare il Vietnam e fare in modo che i Vietcong non avessero dove nascondersi, no? In termini di guerriglia. E ecco, quindi anche lì gli R.E.M., anche un po' con un ritmo danzereccio, raccontano anche queste cose. E allo stesso modo è la seconda canzone che ho scelto, che so che ti piace molto, sono sicuro che piacerà anche a chi ci ascolta. Adoro, che è, proprio è una delle mie passioni totem, te lo dico. Then Your Children Will Be Next, che è la canzone, lo dice il Guinness World Record, col titolo più lungo senza l'uso di parentesi, quindi anche una canzone da record mondiale. La canzone è dei Manic Street Preachers, band gallese, che in questa canzone fa davvero questo. Cioè, se tu senti la canzone, io la prima volta che l'ho sentita alla radio, ma milioni di anni fa, canticchiava, no? Dici sei anche un po' così spensierato lì che canticchi, eccetera. Poi vai a capire cosa c'è nella canzone, di cosa si parla, e insomma il tema è bello forte, perché loro si sono ispirati al tema della guerra civile spagnola. Il titolo della canzone viene da un manifesto della propaganda fascista contro i ribelli, dove c'era un bambino morto con aerei di sfondo e c'era scritto sotto: ma dai, cioè è il pezzo che loro lo usano come antifascista, in verità era su un manifesto fascista di Franco. Assolutamente, cioè, era un manifesto che diceva: ecco qual è, quali sono le pratiche dei ribelli. E c'era questa bambina morta, questo bambino morto. E assurdo. Se tollerate questo, succederà presto anche ai vostri figli. No? Un modo per demonizzare, ovviamente, in quel caso, l'altra parte in causa. È una canzone che si rifà anche per alcuni brani del testo, per alcuni pezzi del testo, all'omaggio alla Catalogna di George Orwell. Insomma, c'è una ricerca anche letteraria dietro, ma Loro sono molto letterari, oltre che hai preso seconda band che hai preso, l'hai presa politica anche questa, loro sono strapoliticizzati, bellissimi, proprio anche le copertine dei dischi dei Manic Street Preachers. Diciamo che poi anche il fatto da dove vengono, no? Loro sono gallesi, e insomma sappiamo anche che comunque in generale nel Regno Unito ci sono dissidi forti, sono stati dissidi molto forti, e tant'è che poi, e questo lo ammetto, insomma l'ho letto su internet, non è che ho fatto chissà quale ricerca filologica, questa canzone richiama anche qualcosa un po' di una canzone dei Clash che è Spanish Bombs, che è una canzone che parla di attentati nei Paesi Baschi, in questo caso, quindi attentati dell'ETA, ma i Clash si erano in qualche modo legati a questo tema anche un po' per quello che succedeva invece in Irlanda con l'Ira. Quindi insomma diciamo tutto poi gira e volta, si tiene, insomma la musica, le infinite connessioni della musica che ci diamo spesso alla fine. Comunque sono super contento che hai scelto una canzone di Manic Street Preachers, perché sono una band che la gente non conosce purtroppo, e autrice in verità di
ma veramente tantissimi pezzoni, e da una discografia che vi consiglio assolutamente di recuperare. Vado io quindi con l'ultimo pezzone sulla guerra, che è un pezzone che a me mi dà un pugno nello stomaco ogni volta che lo ascolto, ogni santa volta, e vado io questa volta con una band politica. Sono i Rise Against, sono una band statunitense, una band nota, tantissime sono le curiosità, sono seguono la filosofia straight edge, tutti tranne uno, quindi vabbè, niente uso di droghe, cerco, infatti quando hanno fatto l'accordo con la Vans hanno fatto delle scarpe particolari che non utilizza cruelty free, questo e quell'altro. Sono un gruppo che parla di politica praticamente sempre, anche quando fa una canzone che ti deve solo esaltare, come non saprei Paper Wings o Survive, ma c'è sempre quel sottofondo di politica. Hanno scritto una canzone che è praticamente acustica ed è Hero of War, ed è, ripeto, ecco, penso una cosa, la musica l'abbiamo detto prima, ci sono anche delle melodie, non sono poi particolarmente cattive, non sono particolarmente crude, uso questo termine, ma il testo lo può essere. Quindi per raccontare una cosa cruda come la guerra serve un testo crudo, e qui i Rise Against cuciono una storia di recruitment. Praticamente c'è un tizio che parla al futuro soldato e lo convince ad andare in guerra, con facendogli le bellezze dell'andare in guerra, quando lui si ritrova poi lì a uccidere innocenti, e c'è proprio il testo che dice a pisciare sul scheletro e sul teschio di quelli che poi avevamo appena ammazzato e mi hanno dato la medaglia. Ripeto, una bella canzone ammazzata, che tutte le volte che l'ascolto mi dà i brividi, ed è giusto così, è la potenza della musica. E Rise Against sicuramente ne parleremo, perché sono una band per me molto importante, nonostante io l'abbia scoperta in vecchiaia, insomma, diciamo di una decina d'anni fa, e quindi non è una band della mia, diciamo, gioventù, però veramente una canzone da ascoltare e riascoltare. Dopo che mi hai fatto questa evocazione così cruda, insomma, la devo sicuramente ascoltare. Tu parlavi di recruitment, a me mentre lo dicevo mi è venuto in mente anche un altro disco che parla molto di quella, che è Drones dei Muse, dove anche lì, insomma, no, c'è questa figura un po' una sorta di sergente Hartman che interviene in alcuni punti del disco. Vado a chiudere con l'ultimo pezzone, che ha qualcosa di holy nel titolo, qualcosa di sacro. E magari tutti stanno pensando, lo so cosa state pensando, perché ci avevo pensato anch'io, io pure, Holy Wars dei Megadeth che insomma sarebbe stata una canzone che cascava veramente a fagiolo per questa puntata, infatti la citiamo comunque perché va citata. Canzone pazzesca di un disco pazzesco, veramente un Megadeth in stato di grazia, ma invece io ho puntato sulle Holy Mountains dei System of a Down. Perché? Perché noi a pezzoni vogliamo stare sul pezzo, e allora i System of a Down, so che sono una band che a molti piacciono, è anche una band divisiva, a tanti non piace, dovete, non ho incontrato, quando ne parlo solamente consensi a tutto campo, ma questa canzone è una delle canzoni che i System hanno dedicato al genocidio armeno, a questa operazione di pulizia etnica da parte dell'impero ottomano, dei turchi all'epoca, contro gli armeni. Praticamente non si sa effettivamente quante persone siano state uccise nel corso di questo episodio, che tra l'altro è spesso oggetto anche di dibattito diplomatico, perché non è da tutti riconosciuto. Il presidente Biden, per esempio, ha riconosciuto recentemente il genocidio armeno, creando tensioni con la Turchia, e questa canzone è forse la più poetica che System dedicano a questo tema. Ce ne sono state altre molto più incazzate, anche crude come testo e come musica. Questa è una canzone quasi poetica, perché Tankian racconta di queste montagne sacre, il monte Ararat, una montagna sacra appunto anche per gli armeni, che è stata strappata in qualche modo dai turchi anche a livello territoriale, ed è la montagna a cui tutti gli armeni morti nel genocidio fanno ritorno una volta, appunto, quasi in forma spirituale, potremmo dire, non certo fisica. È una canzone che alterna momenti molto rilassati, molto melodici, ma sempre con toni abbastanza ombrosi, mi verrebbe da dire, ad altri in cui parte tutto chitarra, batteria ai massimi livelli di potenza. Insomma, è una canzone classic System of a Down, quindi.
Classic System of a Down, ma che scuote veramente tanto, soprattutto alla fine, dove parte una cavalcata che arriva fino a fine canzone, veramente veramente notevole. Tra l'altro i System di guerre ne hanno parlato davvero spesso, perché insomma anche sono stati molto critici, come tante altre band all'epoca della guerra in Iraq, e qui c'è BYOB che ha raccontato anche di quella guerra. Vero. In qualche modo. E poi recentemente, nonostante non siano sciolti ma siano di fatto in una sorta di ibernazione, fanno tour dal vivo, si attende un disco da anni ma non esce niente, le due nuove canzoni che hanno fatto insieme sono canzoni a sostegno della situazione del Nagorno-Karabakh, che c'era stato poco fa, invece tra Russia e Azerbaigian, territori contesi, anche lì conflitti non tanto scenografici, come dire, come uno immagina le grandi guerre, piccoli conflitti che spesso cadono nel silenzio. raccontati poi in realtà dai media internazionali, ma insomma con grandi difficoltà. Poi alla fine fino a un certo punto, e chiudiamo appunto questa puntata. Mi sembra bellissima questa cosa che hai detto, perché poi alla fine l'artista, ecco, deve proprio secondo me essere lui quello che quando può deve dare voce a chi non ha voce, ed è una cosa che sicuramente per quanto riguarda System of a Down viene anche dalla storia personale della band, e in generale però quando succede poi sono gli esperimenti, chiamiamoli così, più potenti, i risultati, non solo gli esperimenti, davvero che ti lasciano senza fiato, musicalmente parlando. Bene ragazzi, grazie ancora per aver ascoltato questo episodio numero 8 di Pezzoni. Sono 8 settimane marciamo con voi. Ripeto, c'è un gruppo Telegram, potete entrarci, potete chiacchierare con noi di rock. L'ultimo argomento è il nuovo disco di Caparezza, chissà che non sia la prossima puntata. Mi lasciamo la suspense. Ciao ragazzi!